Michele Falcone, assessore ai lavori pubblici di Castiglione delle Stiviere, di nuovo negli studi di Tempo Radio. Bentornato assessore. Grazie, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Che ovviamente invitiamo a partecipare alla trasmissione. Ricordo che il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Chi invece ci vuole chiamare può fare lo 0376-631709 e poi in diretta Facebook e YouTube. Allora, dunque, ci aveva già anticipato qualche cosa, mi pare che era un'idea, invece adesso si sta per concretizzare quella dei totem al cimitero. Sì, diciamo che abbiamo fatto la determina e quindi l'affidamento a una ditta che sta facendo il censimento del cimitero. Già 2 settimane fa sono andati con una macchina laser a fare tutti i rilievi per poter mettere tutto in planimetria. Dopodiché dovremo fare una paesaggistica, credo che venerdì questo abbiamo un sopralluogo per vedere il punto nella parte nuova, nell'ingresso nuovo del cimitero, dove posizionare il totem, e quindi dopodiché verrà presentata la paesaggistica su a Mantova. Aspetteremo i classici 60 giorni di silenzio assenso e dopodiché si ordinerà il totem. I tempi di arrivo una curiosità per noi che non, vige la regola del chi te ci consente, cioè se non ti dicono di no entro 60 giorni posso, esatto, fare silenzio assenso. Bene, e okay, quindi se, a meno che non arriva della prescrizione che ci dicono di spostarlo più a destra, più a sinistra, o addirittura di non metterlo. Io spero che non succeda questo, e appena riceviamo l'ok delle belle arti di Mantova andremo a ordinare il totem. E dall'ordine ci vogliono circa 45 giorni 60 giorni. Siamo a buon punto, un lavoro interessante, l'avevamo promesso in campagna elettorale e quindi credo che l'amministrazione Volpi anche questa cosa l'abbia portata a termine. Spero di avere questo sistema dove praticamente il cittadino arriva e inserendo il nome del defunto uscirà una cartina che gli spiega il percorso e dove si trova il defunto. È un sistema molto bello, io ho visto una simulazione, è veramente bello. Questo andrà in concomitanza con l'enorme lavoro che sta facendo al cimitero Indecast, e quindi mi congratulo con l'amministratore unico Franco Nodari per come sta tenendo il cimitero in termini di pulizia, sistemazione del verde e tutta la gestione del cimitero. Con un altro progetto che questa amministrazione ha a cuore e che sta portando a quattro mani insieme a Indecast, che è quella della riqualificazione di tutti i viali. Oggi i viali della parte nuova sono fatti di bricciolino, diciamo di spaccatello, non so come chiamarlo. Sì. E l'idea è quella appunto di fare una pavimentazione e di rifare la piazzetta dove c'è la croce con una seduta, dove magari qualcuno si può anche sedere e stare lì. Questo lavoro qua credo che verrà messo in pista intorno a aprile-maggio dell'anno 21. Perfetto. Queste due cose riqualificheranno un posto molto caro ai castiglionesi e che ritengo debba avere le giuste cure. Certo. Con Indecast si è vista la differenza di passo tra la precedente gestione della ditta esterna rispetto a una ditta interna come che ci Indecast. Tiene ovviamente. Esatto. Vabbè, chiaro. E quindi per quanto riguarda i lavori pubblici in senso lato invece? Ma i lavori pubblici in senso lato, se consideriamo che abbiamo avuto un 2020 un po' particolare, perché come sapete abbiamo avuto 2 lockdown forti con personale in smart working, posso ritenermi soddisfatto. Di roba in cantiere ne abbiamo messa tanta, oggi si vedono alcuni risultati di cose che sono visibili, come può essere l'asfaltatura piuttosto che la sicurezza in alcune zone dove mancavano i lampioni della luce, quindi siamo andati a mettere i lampioni, abbiamo sistemato delle strade, abbiamo fatto delle caditoie, abbiamo pulito delle altre caditoie. Ha dei lavori un po' meno visibili che possono essere quelle delle scuole, piuttosto che, non so, settimana scorsa in giunta abbiamo approvato il progetto per l'associazione Fiordaliso, cioè l'immobile dove è dentro la Fiordaliso. Era un intervento che era lì fermo da anni, è chiaro che non è visibile a tutti i cittadini, però è un intervento importante che si aggira intorno ai 100.000 euro, e lì andremo a
mettere in antisismica e a sistemare l'immobile, anche perché la ST ci aveva dato una specie di ultimatum e quindi poi la Fiordaliso non poteva operare più all'interno. È un lavoro che abbiamo, ripeto, approvato in giunta settimana scorsa e quindi un lavoro non visibile ma sicuramente importante. Un'altra cosa importante da dire è che già quest'anno rispetto agli anni precedenti abbiamo approvato il primo stralcio di asfaltature per il 2021, ma lo abbiamo approvato già nel 2020 con circa 220.000 euro. Calcoliamo che noi ogni anno, da quando sono assessore, ogni anno spendiamo circa 400-450.000 euro in asfaltature e risistemazione del nostro paese. Altri lavori, come dicevo prima, all'interno delle scuole, anche questa situazione adesso di lockdown e di ragazzi che fanno la DAD, la didattica a distanza, abbiamo dovuto potenziare, lo stiamo facendo in questi giorni, quello che è il servizio internet all'interno delle scuole, proprio per permettere ai docenti di fare la didattica a distanza. Non è un'altra opera pubblica visibile, siccome spesso qualcuno dice che noi facciamo solo opere pubbliche visibili, ossia le asfaltature che sono robe da ufficio, in realtà di lavori ne stiamo facendo parecchi e quindi mi ritengo soddisfatto, considerando che io avevo un reparto, quello dei lavori pubblici, che fino a marzo di quest'anno contava 5 persone. Oggi siamo a 3 persone, ma io direi una, perché che è il geometra Riboldi, che si fa in 7 o in 14, quindi faccio i miei complimenti al suo operato, con un architetto che è arrivato da 2 mesi e quindi sta entrando un po' in quello che è il meccanismo dei lavori pubblici, e un'altra persona nuova che è appena arrivata, oltre al discorso, chiaramente, quello devo darne atto, che abbiamo 3 persone nella parte amministrativa, io li chiamo i 3 angeli, adesso è arrivata un'altra ragazza, quindi 4 angeli. Però da un punto di vista operativo siamo un attimo sottodimensionati, nel senso che abbiamo solo un geometra e un architetto che, ripeto, è arrivato da 2 mesi. Sì. A breve il lockdown ci ha bloccato col concorso per prendere un altro architetto e quindi, se io considero quello che è la forza lavoro che ho all'interno del reparto e i lavori che abbiamo portato a termine o che abbiamo commissionato, che poi verranno eseguiti l'anno prossimo, posso ritenermi più che soddisfatto. È vero, questo è notevole. Tra l'altro, poi anche un'altra cosa che bisogna sottolineare, appunto, lei parlava di lavori pubblici visibili e lavori pubblici non visibili. Quello del caditoio, per esempio, non è tanto visibile. Sì, però i cittadini te ne accorgi quando piove e ti si allaga la strada. Ci saranno ancora, ci saranno ancora alcune strade dove sicuramente ci sarà da intervenire, però è un lavoro che parte già dall'anno scorso, quindi oramai sono 15-16 mesi che portiamo attenzione alle caditoie per tenerle pulite. Poi si sa, in autunno cadono le foglie, otturano le caditoie e quindi poi quando piove è un disastro. Poi in questi giorni sta piovendo a dirotto da 3-4 giorni, abbiamo avuto anche qualche problema con le luminarie, non le abbiamo ancora terminate tutte e ci stiamo lavorando. E allora parliamo di luminarie. Ah sì, io ho sentito qualcuno che riteneva un po' una spesa inutile. Io credo che in questo anno un po' da dimenticare, tra virgolette, con tutto ciò che è successo a livello nazionale o, se vogliamo, anche internazionale, la luminaria non è altro che luce. Facevo una battuta con il sindaco l'altro giorno: la luce è speranza, quindi bisogna dare un po' di luce in fondo al tunnel ai nostri concittadini, per cui già c'è una tristezza in giro con negozi chiusi, aperti, centri commerciali che funzionano, non funzionano, già bar, è un periodo chiuso, che fa buio alle 4 esatto, e mezza, fa buio alle 4 e mezza, per cui ritengo che avere il nostro paese senza le luminarie sarebbe stato di una tristezza unica. Tant'è che quest'anno abbiamo deciso, ogni anno, questo sarà un progetto che va avanti di anno in anno, quello di renderle sempre più belle e aumentare le zone. Quest'anno abbiamo messo Piazzale degli Artisti, che non c'era l'anno scorso, abbiamo messo Viale Boschetti, che non c'era l'anno scorso, Via Ascoli, che non c'era l'anno scorso, abbiamo aumentato le luminarie a Gozzolini e a Grole. Abbiamo l'idea è quella di mettere qualche luminaria anche davanti alle chiese dei vari quartieri, quindi la chiesa di Via Verdi, della Palazzina, insomma stiamo cercando di aumentare, portare un po' di luce in tutta Castiglione, non solo nelle vie del centro.
credo che il lavoro, spero i cittadini apprezzino lo sforzo che stiamo facendo per portare questa luce di speranza. La luce entra nei nostri occhi e fa produrre serotonina, non lo dico io, lo dice la scienza, che è il neurotrasmettitore del benessere, tanto per intendere. Esatto. Fermiamoci un attimino con Michele Falcone, assessore del comune di Castiglione delle Silviere, ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo. Con Michele Falcone, assessore ai lavori pubblici del comune di Castiglione delle Silviere, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Tra l'altro, lavori pubblici che non sono terminati, perché noi abbiamo saputo, ci ha detto un uccellino, neanche sotto tortura le diremo che è l'amministratore unico di Indecas, che ci ha parlato del campo sintetico, sì, che è inaugurato. Sì, sabato scorso, anche se c'era un diluvio, io nella conferenza stampa ho fatto la battuta che questa amministrazione neanche la pioggia la ferma, e quindi sabato scorso abbiamo inaugurato il campo sintetico a 11, che era un intervento che i castiglionesi, ma soprattutto la società sportiva e chi ama il calcio, aspettava da tempo. È un lavoro lungo, diciamo che il campo sintetico è una parte di tutti i lavori che stiamo facendo. A fine ottobre abbiamo cantierizzato già gli spogliatoi, che verranno fatti con un contributo regionale e terminati in due stralci. Il primo sarà quello che è partito adesso e poi l'anno prossimo ci sarà il secondo stralcio. E invece quello che abbiamo affidato proprio due giorni fa, lunedì, è stato la determina per affidare la costruzione del campo da basket. C'è stata tanta polemica su questo campo da basket, in realtà quello che avevamo detto lo stiamo mantenendo, e quindi lunedì sono stati affidati i lavori. Adesso loro faranno una pratica dell'antisismica per i due canestri in modo tale che siano sicuri, e tempo 30 giorni il campo da basket sarà completato. Invece un altro lavoro interessante, che in questi giorni faremo la gara, ed è una cosa che avevamo promesso anche in campagna elettorale, è la gara per il primo stralcio del parcheggio sul castello. Gli uffici stanno preparando appunto la determina da mandare alla CUC per la gara del parcheggio che verrà fatto sul castello. Allora, ci sono un messaggio e una lunga mail. Per quanto riguarda nella mail, citano per esempio, alla luce anche di alcuni recenti articoli, numerosi articoli sui quotidiani, sulle tensioni nella maggioranza, sulle voci di una sua eventuale candidatura a sindaco nel 2022, chiedono se quest'anno non mangerà il panettone, ma quantomeno mangerà di buon auspicio il cotechino con le lenticchie e con le forze politiche di maggioranza. Un altro era un messaggio che è arrivato oggi. Invece un sms: dica la verità, lei vuole fare il sindaco? Allora, io penso di aver già risposto a questa domanda qualche mese fa, sempre a questi microfoni. Ho risposto alle domande della Gazzetta di Mantova l'altro giorno. Non è nelle mie intenzioni andare a coprire o a candidarmi al prossimo mandato come candidato sindaco. Credo che questa amministrazione, questa maggioranza abbia un ottimo sindaco, che è la figura e la persona di Enrico Volpi, che io apprezzo sia come amministratore sia come persona e amico. Credo che queste qui siano tutte fantasie di persone che mettono in giro delle voci che non trovano il tempo che trovano. Ognuno le quello sue che, fake, quello che a me piace è scontrarmi qualche volta con Enrico sulle cose da fare, perché le cose da fare a Castiglione sono tante e io le vorrei fare. Se mi si chiede, se il prossimo mandato dovessimo vincere le elezioni e io volessi continuare il mio mandato da assessore, questo non lo nascondo, mi piacerebbe continuare, perché di progetti e di idee ne abbiamo tante e mi piacerebbe portarle avanti. Poi abbiamo altro messaggio. Assessore, ricordati che sei tra i pochi assessori così attivo. Grazie. No, ma guardate che tutta la maggioranza, perché tutta la giunta, ma anche la maggioranza, anche i consiglieri delegati, io penso alla Lucia Zanotti, penso ad Alberto Bignotti, ad Aldo Morandi, tutta la maggioranza, tutta la giunta è molto operativa e molto attiva, quindi siamo una bella squadra, ecco. Poi il campo sintetico è una meraviglia, grazie assessore, dice un volontario di Castiglione Calcio. E un altro, Falcone, il campo sintetico possiamo giocare tutti?
Eh sì, se uno si prenota è chiaro, il campo è in gestione, il campo è dato in gestione all'FC Castiglione, come anche la palestra. I tifosi del, quindi uno tifosi fa del la Torino, domanda. No, i tifosi del Torino no. Quelli dell'Inter sì. O quelli della Juventus, non voglio fare torto a nessuno. Ma guarda, io ho scelto il Torino sperando che ci sia non voglio nessuno. Non voglio fare torto a nessuno. Se ci fosse qualche tifoso del Torino all'ascolto, è uno scherzo, chiedo scusa. Allora, le luminarie sono solo la luce che fa ben sperare. Sì. Luci non necessarie perché nessuno le può vedere, è meglio aiutare i cittadini. Quindi ma non è vero, perché punti di vista diversi. Comunque la gente gira e io spero che anche con l'asporto dei bar eccetera un po' Castiglione venga vissuta non come dovrebbe essere durante il periodo di Natale, però spero che apprezzino lo sforzo dell'amministrazione. Provate a immaginarlo tutto spento. Poi vabbè, Falcone, lei che è un mega dirigente, Fabio, dirigente sì, arcangelo Fantozzi, no? Fantozzi spieghi all'amministratore Nondari che se manda in giro la spazzatrice alle 7.30 rompe un po' le scatole a quelli che vanno al lavoro. Lo so, però purtroppo noi dobbiamo pulire le strade. Allora, se non le puliamo è perché sono sporche, le puliamo è perché le puliamo alle 7.30. Io faccio sempre questa battuta: chi non fa niente non sbaglia mai. Ma poi, noi che ci piace fare le cose, gli errori li commettiamo, è normale. Poi c'è Falcone, per prima cosa complimenti per tutto quello che state facendo, bravissimo. Un'altra cosa, quando l'asfaltatura di Via D'Amello, chiede Roberta. Via D'Amello era nella programmazione di queste asfaltature che abbiamo appena finito con Via delle Cave. Purtroppo non l'abbiamo fatta perché in Via D'Amello c'è un problema di fognature e non mi andava di asfaltare per poi tra un anno dover rompere l'asfalto e rifare le asfaltature. Siamo in contatto con Acqua Atea Acqua, che gestisce, perché sapete che il comune di Castiglione non gestisce più le fognature e l'acqua di Castiglione, ma è dato in gestione a Tea con una cessione di ramo d'azienda che fece l'amministrazione Novellini, e quindi stiamo un po' discutendo animatamente con Acqua per rifare le fognature in Via D'Amello. Appena vengono rifatte, successivamente faremo un intervento. Guardate, vi dico anche il costo di quell'asfaltatura là sarebbe stato intorno agli 11.600 euro. Ce le avevamo, era in programma, ci siamo fermati per questo problema qui. Poi, parcheggio Castello quando? È un altro messaggio, ma il parcheggio in Castello lo fate o no? Il parcheggio in Castello, noi questa settimana facciamo la gara. Per gennaio verrà affidata la gara alla ditta che la vincerà col massimo ribasso, dopodiché credo tra marzo e aprile, con il primo caldo, inizieranno i lavori di preparazione di rifacimento di quella zona per i parcheggi. C'è un bel messaggio, dopo glielo leggo. Fate un percorso vita nel bosco del castello, lo ricordi? È una a bellissima idea. Sempre. No, è una bellissima idea. Guardate, c'è un progetto generale che sta seguendo sia l'assessore Dara, sia il sindaco, sia io, che riguarda un po' tutto, anche il percorso intorno alle mura del castello, sia a piedi che in alto. C'è un'altra idea anche: perché non fate una scala mobile che porti in castello, magari con un gettone a 10 centesimi magari? Potrebbe essere anche questa un'idea, però per fare queste cose qua abbiamo bisogno di un altro mandato. La scalinata in questo mandato la scalinata non è ripida e lunga, per cui ci può stare ci che può magari stare. Qualcuno sì, ci può stare. Dopo le belle arti mi sa che non vi daranno mai la... comunque vabbè, vediamo. Piazza Marconi grazie, dicono. Piazza Marconi grazie, avremo fatto qualche intervento, quindi adesso è più bella sicuramente. Poi ancora Falcone, vai avanti così che sei grande. Assessore, l'ascolto volentieri perché lei è quello che dice lo fa, non come certi che promettono. Bravo, dice Achille di Castiglione. Poi... noi cerchiamo sempre di fare quello che ci chiedono di fare, poi non sempre è possibile, però. Poi belle le rotatorie, però dovete fare quella alla farmacia Fascio Giovannoli, alla farmacia. Allora, Giovannoli. Quella della farmacia Giovannoli, i lavori inizieranno a giugno, credo tra giugno e luglio dell'anno prossimo, 2021, e abbiamo messo in cantiere la progettazione, abbiamo approvato 2 settimane fa col sindaco e tutta la giunta, abbiamo approvato il progetto preliminare di fattibilità, viene chiamato così, con il quadro economico per Via Gerra. Per Via cui Gerra. Questi erano 2 interventi che avevo annunciato ancora 2 anni fa e avevo detto che non facevano parte del nostro programma, ma che sicuramente avrebbero dato respiro alla nostra viabilità per chi viene da Manto. Poi vediamo altri messaggi ancora che sono arrivati. Falcone, quello del totem al cimitero è finalmente un traguardo importante che da anni si aspettava.
Poi ancora chiedo se è pronto anche il piano neve eventuale. Noi il piano neve l'abbiamo già attivato, ha nevicato proprio 4-5 giorni fa ed è alle 7:50 eravamo fuori con le prime due spazzaneve e un'ora dopo credo siamo usciti con gli altri due. Credo che di disagi non ce ne siano stati, siamo usciti con gli spargisale, abbiamo il piano neve, viene approvato tutti gli anni. Allora, c'è un commento dal sito invece qua, dice: allora come mai viene criticata un'amministrazione che ha fatto tanto in questo mandato, piuttosto fate rimuovere la bandiera dell'Arci con il manico della scopa dal balcone di Piazza Dall'O, perché è poco decorosa visto gli sforzi economici fatti per il rifacimento della piazza e delle luminarie. Ma noi abbiamo un progetto su quella che viene chiamata la ex casa del fascio, dove attualmente c'è l'Arci Ugo Dall'O, credo che il sindaco sia stato molto chiaro. Noi abbiamo approvato un progetto che ci viene richiesto anche dal demanio di ristrutturazione di quell'immobile. La ristrutturazione richiederà qualche mese, direi un annetto più o meno, e nel frattempo troveremo una sistemazione nuova per l'Arci di Ugo Dall'O. Poi, ma questo glielo leggo subito: Falcone, mia mamma mi ha spedito le strascinete, che sono in barese sulle orecchiette, lo traduco io, perché se non riesce ad averle gliele do una parte, tanto mia mamma ne manda per 20 persone. Volentieri, quelle le mangio volentieri. Poi ancora, bravo. Qualcuno ha fatto la battuta che non mangerò il panettone, ma almeno mangio quelle. Le orecchiette, appunto. Sì. E poi Falcone, ciao, rendete più comprensibile il fatto che il biglietto del parcheggio dell'ospedale va vidimato al bar. Sì, abbiamo messo un cartello, credo che Indecast abbia messo un cartello, al limite potenzieremo un po' la comunicazione in quel senso lì. Allora, siamo, visto che siamo addirittura d'arrivo, cominciando con ringraziare l'assessore del Comune Castiglione delle Stiviere, c'è un bravo Falcone anche che è appena arrivato, per esempio. Michele Falcone, le chiediamo un augurio per il 2021, come vuole salutare con cittadini? Ma intanto vorrei salutare dicendo che è un periodo un po', permettetemi questo termine, balordo. La situazione non è semplice, a prescindere da quelli che sono le idee di alcuni virologi contro altri virologi. Il nuovo DPCM è chiaro e probabilmente non andrà nella direzione di far contenti tutti. Io dal mio piccolo dico che sicuramente dobbiamo proteggere i nostri familiari, sicuramente un Natale senza un abbraccio o senza sedersi a tavola con i propri nonni, i propri figli, i propri nipoti è un Natale difficile. Però conto nel buon senso degli italiani, che l'hanno già dimostrato più volte, e soprattutto nell'estro e nella fantasia di noi italiani, che è superiore a qualsiasi popolo europeo. Questo lo dico proprio con cognizio causa, nel senso che lo dico perché lo credo. Per cui anche questo periodo verrà superato, e auguro a tutti i castiglionesi e agli italiani in generale un buon Natale, un sereno Natale, se, per chi potrà in famiglia, che per chi non potrà troverà il sistema per poter essere comunque vicino ai propri cari, e speriamo che questo 2020 finisca presto e che inizi un nuovo 2021, quindi i numeri cambiano, non sono 2020, e quindi che sia più sereno. Guardi, allora Anna, dovete guardare i marciapiedi di Viale Silvio Longhi, anche è arrivata questa raccomandazione adesso mentre stava parlando. Sì, i marciapiedi di Viale Silvio Longhi sono in uno dei programmi che abbiamo, spero a breve, non velocissimo, perché non fa parte di questa approvazione che abbiamo fatto, ma sono nell'elenco delle cose da fare. E un altro raccomando alla scuola delle frazioni come Gozzolina anche. Ma adesso noi a Gozzolina stiamo mettendo il wifi nuovo, perché non c'è wifi, le scuole le curiamo, abbiamo appena rifatto tutto il tetto della palestra, abbiamo sistemato la palestra e la pulizia in generale. E ricambiano gli auguri anche tramite messaggio. Quindi grazie a Michele Falcone, assessore ai lavori pubblici di Castiglione. Grazie. Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro. Ora esatto.